Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e bentornati con la seconda puntata della caserma. Qui è il comandante che parla, visto che sono pelato come lui, o il preside del collegio. Iniziamo con la seconda puntata, speriamo di vedere tanti di quei pianti che la metà bastano. Rizzo accompagna Schenoni per spiegargli una nuova regola, l'introduzione del registro del piantone. Ah bella, il registro del piantone. Non so cosa sia. Era quello che c'era 2 anni fa, dovevano scrivere dettagliatamente tutto quanto, se c'erano problemi. Eccetera. Alla fine firma. Firma. Okay. L'importante è non lasciarlo in bianco. Beh, se non succede niente. Tutto a posto, tutto regolare. Ah, okay. Con il fatto di questo registro del piantone, la cosa si fa un attimino un po' più seria. Si stanno cacando sotto. Sì, perché lui deve scrivere tutto a posto se effettivamente è tutto a posto. Non può mentire, altrimenti va nei guai. Questo ci mette tutti nella merda. Perché io ve lo dico chiaro, cioè se tocca a me io scrivo ogni cosa. Ma guarda che non avevamo dubbi. A costo del sci non scriverò mai i nomi del cazzo di qualcuno. Gli opposti. Proprio gli opposti si attraggono, dice un vecchio. No, non penso proprio in questo caso. No, per le reclute è tempo di ritirarsi in rigoroso silenzio. Ma Romano... devo andare da Daretti. 65 secondi! La legge del pipita! Dopo soli 20 secondi di puntata sta già piangendo. Questo qua cresce notevolmente l'amore che ho per lei. Guarda che è diventato uno dei meme più belli dopo Teoli. Anche ieri mi fa chiamare a casa, ma ci sta provando. Ma lui come fa a non ridere? Ma lui deve fare il piantone, Mide. È costretto a stare là. Vedi, piantone, lei è andata lì a farsi un bel piantone. Fate lo screen di questo fermo immagine e mandatemelo tutti su Instagram, perché voglio vedere in quanti supportate la Lulu, Romano, Leila, la numero uno. Spero che non mi facciano più, sinceramente. Cosa fa? Sapato un foglio. Devo scrivere di una lettera. Pensaci, queste cose che mi stai dicendo sono belle. Ma io non ho capito con chi ce l'hai. Ma vuole parlare con il capo d'Aretti lì, non ho capito. Me ne frega niente di cosa vuole fare questa, cioè, deve dormire. Vuole parlare con il capo d'Aretti per dirle cosa. Tutto per te. Senti, scrivi, senti con calma. Ha avuto un momento di fragilità. No, momento di... non l'ha mai avuto. Piange. Allora, io dico una cosa, prossima puntata portiamo gli alcolici, gli sciottini. Ad ogni pianto di Leila beviamo uno shot. Ma non usciamo fradici proprio. Ubriachi. Caro, ha scritto, caro comandante, vorrei dirle. Poco casino che ho iniziato a fare il piantone. Sti cazzi. Signori, buongiorno. Oh, muovetevi. Cioè, dai, si sta creando una bella armonia legame tra tutti, sì. Pessina! Arrivo. Io l'ho trovato così. Quindi non ha scritto nulla lei? No, queste sono quelle della piantona. Avete strappato una pagina del registro. Cosa c'è scritto? Greta. Chi è che è stato a strappare il foglio? Aia. Me l'ha strappato il dico, fammi fare una specie di terapia per calmarmi. Non è che dice l'ho strappato io, no, infama e ricco, capito? Siccome stavo proprio male, non posso manco a calmarmi, me la prendo io la colpa. Ma guarda che infame, ma che infame. Ha detto spero di non cacciarmi nei guai, questa frase ha detto. No vabbè, ma lei è proprio un infame. Quello che succede se lo strappo è solo un chiaro. Guarda, la mia considerazione di questa persona scende ancora di più. A me sale. Non devi pensare solo a te stessa, anch'io 25.000 problemi. Sembra Moreno lui. Chi? Moreno il cantante. È vero. Anche il modo in cui parla, è vero? È vero, Pessina. Tu hai detto a quella lì di strappare. No, l'ho strappato io, dove glielo dico io, istruttore. Tu hai detto a quella lì di strappare, sentite. Chi è stato? Mamma però, madonna che situazione. Lazzaroni verde e io ho fatto invece, ho scritto 3 numeri. Perfetto, vi siete distribuiti questa punizione. Ma dai, ma Pessina non ha fatto niente. Ha scritto 3 numeri. La prima prova di questa seconda settimana sarà la prova singola sul percorso di guerra. Questa settimana non c'è più la valutazione di tutta la squadra, ma singola, ok. Il registro del piantone non viene utilizzato per sfogare i propri istinti. Ecco qua, iniziamo. Adesso voglio vedere lei che cosa dice, come se ne lava le infatti mani. Infatti veramente non mi metto a fare gli aeroplanini come i bimbetti. Cioè alla fine vanno a fare la penitenza loro tre, ma non la ragazza. Pazzesco. Detto questo, stamattina abbiamo un'altra novità. Che novità? Entrano delle persone nuove, sicuro. È istituita la recluta di servizio. È istituita la recluta di servizio. Cosa sarebbe? Il punto di contatto tra le reclute
e gli istruttori. Ah, ok. Ah, tipo un rappresentante. Un tramite tra di loro, sì. Tra i compiti della recluta di servizio, verificare lo stato della cameretta, far rispettare gli orari. Io lo so chi sarà. Anche io. Io lo so chi sarà. Da adesso prenderà servizio la recluta in. Non me lo sarei aspettato. Penso che sia come il piantone che va a rotazione. Sì, sì, sì. Squadra dei Puma in fila per due. Squadra dei Falchi in fila per due. Ah, ma lei comanda tutti e due adesso? Sì, attenzione. Praticamente sì, un'infamella. Abbiamo deciso di darle fiducia per metterla alla prova. Ma allora non è a rotazione, mi sa. Mi sa no, sai. Oddio. Devo farla con Lucci, in pratica. Anna, ci becchiamo nel bar. Lo volevo dire, si assomiglia un po' ad Anna, vero, però Anna è molto più bella. Alla fine posso anche vedere quali sono i miei reali limiti. Si dà responsabilità così. Yin is the new Colucci. Le reclute devono raggiungere il campo d'allenamento. Sì, vabbè, adesso stiamo un po' esagerando, Ma rispettate la vostra collega oppure no? Che cringe sta. No, mi cringe questa cosa, troppo. Siamo qui perché oggi vi misurerete con il percorso di guerra. Percorso di guerra. Vabbè, anche l'anno scorso c'era questo percorso. Sì, vabbè, qua, ma cos'è di guerra quello? Il primo si scavalca, nel secondo si passa nel mezzo. Che figo, vorrei farli anch'io questi. Ma hanno preso un attore per far sta roba, vero? Successivamente dei tubi posti in orizzontale, vi attaccherete. No, no! Oh, che bello. Non ce la farei mai. Arriverete fino a due pneumatici e di due grandezze diverse. Madonna, che bello. Ah, uno per le donne e uno per gli uomini. Per ogni esercizio non superato correttamente, credo che ci sia una penalità. Verrà applicata una penalità di 30 secondi. Vedi? Iniziamo. Spoiler, questo muro lo faranno in pochissimi, sono convinta. Recluta Frau, si posiziona alla partenza. Frau è il primo, ragazzi. Faccio crossfit. Lavoro insieme a mio padre che è un clown. Ah, allora vedi, già è preparato. Mi fa ridere la frase mio clown, padre è un clown. Fisicamente lo è forte. Faccio l'acrobata. Porca miseria. Mio padre era un militare, ha fatto 12 anni nell'esercito. Ti rendi conto? Cosa c'è? Che bello. Arrivi qui sei stanco morto, comunque. Infatti si vede che è rallentato, però. Dai, io. Beh, ma non la può fare rotolare, no? No, no, così devi farlo. Oh! Era necessario questo sbaglietto finale. Del frate, prego. Madonna, del prete lo voglio proprio vedere. Del fratemi. Oddio, pizzica. Ma non ci passa del prete lì in mezzo, non ci passa. Del fratemi. Anche loro sembrano. Sì, ma l'altro è stato bravissimo. Dai. No vabbè raga, cioè per lui è roba. È un gioco da raga. Sembra Hulk. Vai. 1 minuto e 45 secondi. 1 e 50. Ci hanno fatto tutti meglio dell'altro. 2 0 2 2 0 5. No, questi due no. Del prete è primo raga. Ma perché l'altro ha perso tempo con la gomma. Ale. Sì, ma se ci mette così faceva prima a non farlo. Aveva 30 secondi di penalità, ma mi sembra che ce l'avessi. Io voglio 40. Vedere Romano cosa fa. Alla recluta Pessina tocca quella maledetta ruota che pesa quanto lui. Che pesa quanto lui. Ma se perde così tanto tempo. Bravo. Bravissimo. Pazzesco, bravo. 3, 2, 1, via. Non devo ridere, no. Perché mi ha fatto ridere perché è iniziato e lei tipo quei passettini. Una a lei, una al muro, ve la date una possibilità? Non so se siamo compatibili. Non so se siamo compatibili. Subito. No! Ma poverino, come fa ragazzi, dai. Ci ha provato però, tu non ci avresti neanche provato. Che ne sai tu? Ehi. Grazie un po', c'è bravo. Oh, madonna! Ma che gambe ha? Non tutte le reclute vengono stimolate in ugual modo. La Colucci comunque ti carica, brava, Che c'è? Ah, perché sta per arrivare lei. Brava, non mi faccia vedere che lei ce la fa. Brava, brava. No, Colucci, però se stai lì a dire brava, lei poi piange, si emoziona. Pinga, brava, brava. Mettiamo le scommesse. Piantino, sì o no? Ma certo, ma veramente. Ma non lo so, qua non lo so, sai se piange. Lady. Mamma mia raga, che bravo. Dai Romano. No, però non ha pianto. Pensi di aver messo tutta la mia forza su questo percorso. Delusione. Non ha pianto. Non ha pianto, sono deluso. E non vedo l'ora di provare a farlo per cercare di stringere un attimo il tempo. Mi hai deluso. 5 minuti e 46. Mi hai deluso perché mi aspettavo un piantino. Traziona un po' con le braccia. Vai Virgi.
Lei potrebbe, secondo me, arrivare prima tra le ragazze. Adesso tutto quello che hai, Questo niente, è l'ostacolo più difficile per tutti. Eh sì. Via. Brava. Mamma mia, porca tanta roba. Porca miseria. Vediamo il tempo finale. 2.52 dico. Sì, metti 2.18. 2.18. Bravissima. Non pensavo zero proprio. C'ho le chiappe che vanno a fuoco. Cioè ha praticamente, vabbè, tra le donne è stata la prima, ma non di poco, che raga, un distacco di due, cioè, minuti. La seconda Agri 3.55. Facciamo 4. Lei ha fatto 2, quasi la metà, ma... e ha superato ben 4 ragazzi. Ma Romano è più su di quell'altra. 2. Abbiamo un sogno nel cuore. Cuore. Napoli torna campione. Perché la fanno con le mutande la doccia? Per le inquadrature. Ma che domande faccio? Farete un piccolo test. Ah. È stato chiesto di dichiarare chi ritengono più adatto a ricoprire il ruolo di caposquadra. Oh mio Dio. Li mette gli uni contro gli altri, benissimo. E chi non ha le potenzialità per farlo. Raga, se qualcuno scrive Romano. No, non sono pronta ai suoi pianti. Lei non spia, Ermini. Guardi il suo. Poi che cacchio devi spiare? Non c'è da spiare, mica sono puoi considerazioni copiare. Tue. I Puma si alzano e si posizionano in quest'altra aula. Allora, si stanno spostando i Puma con la sedia nell'altra aula, quindi rimangono solo i falchi di qua. Ora, ognuno di voi leggerà il proprio test. Mio Dio, come li ha messi in difficoltà. Ci permette di individuare chi è riuscito a conquistare la fiducia della propria squadra. Io, sai cosa avrei fatto in questo caso? Avrei detto chi non pensi che io. È vero, è vero. Dopodiché si apre la discussione. Allora, adesso ti voglio dire una cosa. Tu chi vedresti assolutamente come caposquadra e chi no? Allora, tra questi. Tra questi. Del Prete caposquadra. Ok. Come non caposquadra. Vabbè, ovviamente la Romano. Fiorito, perché è un ottimo motivatore, sa organizzare. Ok. Perché è un ottimo motivatore. Fiorito. Giovanni Fiorito. Dai, Fiorito. Di stadio. Carattere superiore. Carattere superiore. Chi non vorresti assolutamente come capo della tua squadra? Ai. Schenoni. Se impanichi un po' troppo e vuoi mettere troppa calma, per quanto mi riguarda. Tutti Schenoni. Agri. Fragile. Aia. Vabbè, ci può stare. Metto la parentesi. Qua dentro di me non è uscito niente. Cristoforo Colombo. Se quello che hai dentro non è uscito in 2 settimane, lui deve votare comunque qualcuno. Esatto. Per quello che è uscito. Siccome non è uscito niente, lo stai dicendo anche tu. Ti dice che tu non puoi essere un leader. Quindi è inutile che ti lamenti. Cioè, ognuno ha dato una risposta, penso a sto punto, sincera. Esatto, io anche ho trovato risposte solo sincere. Infatti a me fa piacere quello che, cioè, hanno parlato tra l'altro anche con maturità. Ma regà, voteranno del frate. Vabbè, io anche voterei del ma frate. Ma del frate è preparato fisicamente, però magari mentalmente. Sì, è vero. Da quello che io ho visto in queste puntate mi sembra una persona molto sul pezzo. È l'ideale per fare il leader in quella squadra, Mi piacerebbe moltissimo ricoprire il ruolo di caposquadra nella mia squadra. Ma se non sai neanche vedere i puntini della settimana enigmistica, Giacomo. No, aspetta. Forse sbaglio, ma mi è sembrato di capire che si è autovotata. Allora, se così fosse, io continuo ad accrescere l'amore che ho per lei. Se si è autovotata, io la amo. Una responsabilità così grande è quello di cui avrei bisogno per crescere. Raga, si è autovotata. Mi visti i compagni. Guarda. Il capo ideale della mia squadra sarebbe Brunori. Minchia, è vero, anche Brunori, Sì. Andrea del frate. Del frate. Io e del frate. E vedi, anche tutti l'avrebbero. Porca puttana, ma solo quella poteva dire. Sono io. Come sta rosicando dentro. Credo di dover ricoprire io il ruolo di capo della squadra per il grande. No, che cazzo vuoi? No, rivediamo. Cosa stracazzo vuoi? Var, rivediamo questa scena. Allora, lei si è autovotata, tutto perfetto. Del Prete si è autovotato e lei si è incazzata. Credo di dover ricoprire io il ruolo di capo della squadra per il carisma e la... Si è incazzata, si è infastidita perché lui si è autovotato. Ma lei ha fatto la stessa cosa. Vabbè, del frate. A me non piace molto l'autovotarsi. Come mai non avete votato donne? No, discorsi femministi non ne voglio sentir parlare. Io so di essere in grado di farlo, però non sono uscita. Io sono capace ma non sono uscita. Ma loro devono votare. Devono votare in base a quello che hanno visto. Chi non vorresti assolutamente come capo della tua squadra? Oddio. Sono pronta. Ho messo Romano perché è troppo debole dal punto di vista emotivo. Però non hai letto tutto. Che infame. Lui ha scritto dei nomi. Ho scritto anche il gramiccia debole. Però... ha letto un commento su di lui. Romano perché si fa prendere troppo dalle emozioni. Romano perché non c'hai capacità per guidare una squadra.
Secondo me non c'hai capacità di guidare la squadra. Se non piange ora. Lulu è troppo debole emotivamente. La regola romano. E si incazza. Che cazzo si incazza? Evita di piangere, fai qualcosa. Una persona come me, l'unico modo per poterla spronare. Immagino, l'unico modo per spronarla è quella di metterla come capo, esatto, sicuro. A migliorare e a levarsi questi limiti e metterla in un ruolo del genere. Eh beh, ovvio, cioè, brava, brava la paraculata, no, dai. No, valla niente parlare, no, non è cappiaglia. Tu da... Ma lui è cattivo, lui è... Non è cattivo, è realista. È inviperito. Dice quello che non dicono gli altri. Vabbè, ho capito. No, è tutti a proteggerla e piange, sei sensibile, hai cagato il cazzo, basta. No, io sono... Ma voglio vedere al militare, la mandavano a casa. Io sono in disaccordo. Acquista un'altra parte la sicurezza, via mia. Mettiamo a scegliere te come lì da affondare la barca e che tu dai acquista sicurezza, perché è la tua. Ha ragione, però le cose andrebbero dette in un altro modo, specialmente ad un compagno. Parla Mirko. Non c'entra un cavolo, perché lì sono al militare e comunque sono una squadra. Per me è Brunori, basta. Non sto capendo. Ma hanno votato tutti del prete, perché adesso dicono Brumori? Ci sto tranquillamente a farmi da parte, però mi aspetto assolutamente che non crolli mai di lucidità. Questo è sessismo, perché aveva vinto lui da votazione. Sì. Hanno fatto fare il capo a lei soltanto perché una donna. Ma lo farà lei, veramente? Non lo so, da quello che ho capito, questo è sessismo. Io non sono sicura che lei potrebbe reggere nel momento in cui c'ha una pressione. Magari lui sì. Esatto, se devi ragionare da squadra, voti lui. Per le reclute, però, c'è ancora un conto in sospeso. Oh, già, il conto in sospeso, la lettera che ha scritto la Piantone. Per chiarete. Lazzaroni, Agri, Romano e Pessina. Ah, però ha chiamato tutti, eh. Vediamo. Se per qualcuno si aprono le porte dello spaccio, per gli altri... Ma perché qualcuno deve stare dietro al bancone allo spaccio? Per spacciare. Ora noi vi diamo la possibilità di ripagare questo debito. Adesso devono pulire tutto, scrostare. La punizione me la meritavo stato io. L'ho fatta io, devo pagare io. Lui bravissimo. Da lui bravissimo, veramente. Bravissimo. Dai. Se non avesse strappato Schedoni, il primo foglio su tutto sto bordello non succedeva. No, se quella non andava a piangere, Schedoni non si impietosiva, non l'aiutava, è diverso. Tu mi hai aiutato. Sì, ma mi io ho servito, fatto quindi nell'avere anche 80 di pentole. Vabbè, almeno è stato riconoscente. Brava. Vedi che lei era il numero... Io te l'ho detto che è la migliore. Scommettiamo che entro l'ultima puntata Alice si ricrederà su Romano e andrà anche a seguirla su Instagram. Ma quando mai? Io non mi sbaglio mai. Ma quando mai? Oh. Perché ieri notte non riuscivo a dormire. C'era una in classe da me che era così, era una roba... Ma stai zitta che anche tu piangi sempre. Ma, io piango nei momenti giusti, mica così. Ma perché poverina, Lulu si è commossa, ma smettila. Tu in testa il pensiero fisso di mamma. Ma che cazzo c'è? Io non commento più lei la Lulu Romano. Cioè, non è che l'ho strappato perché mi volevo divertire. Quindi ha pianto, cioè, sia qua che in confessionale, mentre si stava confessando. Ti stai rendendo conto? No, cioè, veramente, raga. Ma tu riesci a dire qualcosa di diverso da io l'amo? Ho perso ogni... Non so, tu non stai giudicando obiettivamente questa persona. Ma è favolosa. Io sinceramente sarei lì anche per... Da lontano mi dai la spada. Vedete che fanno. Oh, che carini. Bellissimo. Ma bellissimo cosa, fratello? Ma sei stupido. Bellissimo. No, secondo me te lo sei bene. Con un po' fuso di testa. Ma smettila, dai, non fare il fenomeno che stava scherzando. La battuta di Frau pessima, secondo me. Ma non è vero, ma non fare il moralista, che era una battuta. Non sei maleducato. Tu non sei quello. Ma l'hai visto quello che mentre quella spiega forge i popcorn? Io ti dico una cosa, non ti azzardare a respirare una molecola. Io veramente, queste cringiate. Questo è un po' too much, mamma mia. Perché io ti strappo il cuore. Io ti strappo il cuore. Questo non si dice però, raga. Ma ti svegli, ma cosa strappi? Ma strappati il cervello che non hai. Io ti distruggo. Gabriele. No, questo no, però. Andiamo in camera. Ci stiamo cacando sotto. Mamma. Mi ha proprio imbarazzato. No, non riesco a guardare, mi fa venire i brividi. È proprio cringe. Cioè, guarda che hai pulito due pentole, eh. Lì a piangere deve stare. Sì, vabbè, ma raga, ma che cazzo sto guardando? Ma mi sto imbarazzando, no, ma questo pensa di essere a mare fuori. Sai cioè... cosa? È il fatto che tutti quanti sono lì a tenerlo. Hanno proprio certo. quella carica da palcoscenico, capito? Che lo fanno sentire sto cazzo. Ma io tanto me ne vado. Ho sempre avuto problemi di questo tipo. Ma io stai vicino. Tu gli vuoi stare vicino per un altro motivo? E cosa avrebbe fatto lei, scusi? Ho mancato di rispetto ai miei compagni. Vabbè, giustamente, raga, devono fare arrivare la puntata a 2 ore, no? Quindi devono far qualcosa. La nostra reazione ovviamente è stata...
ridicola. Le cose si risolvono in questo modo. Chiede scusa e finita lì. Sentite questa frase, sentite questa Stiamo frase. Stiamo creando un problema che non esiste. Che cosa ho detto prima? La stessa cosa. I problemi veri sono altri nella vita, non il tizio che passa col boccale. Io ho sentito delle cose che mi raccontava suo padre del militare, che si prendevano per il culo, ma molto peggio. Avere lì una persona adulta che magari ne ha viste anche di peggio. Magari ne ha viste anche di peggio. Magari. Magari. Pensa di dover ricevere delle scuse anche lei? Io sono venuto qua per imparare una cosa. Vai, musichetta triste. Morale spicciola da 4 soldi e via, like. Ho avuto tantissimi problemi. Dagli 0 ai 10 anni non c'era per me nessuno. Dagli 0 ai 10 anni. 0 ai 10 anni, quando uno in quando aveva un anno aveva già i problemi. Ma immagina 6 anni organizzarti da solo per mangiare per una settimana. Ma tutta questa cosa qua cosa c'entra con uno sfottò e con una battuta ironica? Scusate, non ce la posso fare. Sono stato. Per carità! No, dai, vai avanti, vai avanti. No, non riesco, non riesco. Vai avanti girato, vai avanti girato, vai. Se non fossi pieno di pelazzi, voi vedreste la pelle d'oca che ho in questo momento. Se voi non aveste visto quello che è successo, no? Soltanto da questo caso, dalle reazioni, voi che cosa avreste pensato? Minchia, ha picchiato qualcuno. Ho detto, boh, ha fatto una cosa gravissima. Ha picchiato qualcuno. Esatto, ha fatto violenza. E ha detto, tipo, sì, ha augurato la morte, tipo, ha detto una cosa grave sulla famiglia di qualcuno. Raga, ha fatto il gesto, non lo voglio fare, prendendo in giro i compagni che stavano lavando delle pentole. I Puma ieri avevano indicato Del Frate con una buona parte di voti. Però, mentre i Falchi avevano identificato Fiorito. Ah, hai capito, anche Fiorito si è autovotato. Anche Del Frate, vero? Parliamone. Sì, parliamone. Posso dirlo, un po' ridicoli. Abbiamo valutato che la squadra dei Puma avrà come caposquadra Brunori, sicuro. Ma Brunori palese. Sì, sì. Brunori. Sessismo, yeah! Sessismo, yeah! La squadra dei Falchi, abbiamo considerato che potevamo confermare la figura di Fiorito. Ma non avevo ovviamente alcun dubbio. Ovviamente no, mettono dubbio. Scamarci, vedrai. No, no, hanno confermato. Hanno avuto paura di dare tutto in mano a Gabriele. Vorrei capire perché, se Del Prete ha preso tutti i voti, tipo l'80-85% dei voti, Brunori è diventato caposquadra, invece l'altro no. Non hanno spiegato il motivo. Cioè, ci sta la scelta, ma perché non la spiega? Com'è avere il nastrino giallo? Per adesso mi sta mettendo un po' di ansia. Non dovrebbe avere ansia un leader. Sì, lei ma ha poi detto... lei ha detto che lei non ha ansie, che non ha niente, quindi in teoria. Quindi, ma chi è che ti ha dato contro? No, un po' pessina. Hai preso il 5% dei voti e sei caposquadra. Vorrei vedere, vorrei ben vedere se non dà fastidio sta cosa. Direi. Perfetto. Se sbagli a lanciare, però. Porca troia, muori, eh. Ma è che strusciandoli si consumano tutti i muscoli, no? I pettorali. Manca i post, c'è così tanta fila. Manca i post. Ma mi sembra il passo dell'orangotano. Passo del gattino. Un plank dove io sono sulle punte dei piedi. Passo del gattino. E in effetti è lì fa. Per terra mi faccio quello del gattino. È arrivato il momento della prima prova di squadra. Prima prova! Vediamo un po' chi si aggiudicherà il titolo. Questa sera chi vince questa prova andrà in libera uscita. Ah, però! Allora, chi vince la prova avrà la libera uscita di sera e avrà un vantaggio sull'ultima prova di questa settimana. Il perdente rimarrà in caserma per eseguire servizi di pubblica utilità. E invece chi perde sta in caserma a pulire, credo, vabbè. La squadra dei Puma segue l'istruttore Caporizzo dentro, riceverà un briefing. Un briefing? Ma cosa siete, un'agenzia di comunicazione? Cosa si intende per libera uscita? Fuori dalla caserma. Oh my god. Dove vanno, in centro a bere? No, se ne vanno a casa. Ma va. Il compito è quello di penetrare all'interno dell'abitato. Ma che figo, devono guardare se ci sono pericoli in tutte le stanze prima di arrivare nel tetto dove c'è una possibile minaccia. Senti alle trappole, non correre. Vai. Ma che figo. Ah, proprio spara pesante, bene. Ma non tutte le minacce sono visibili. Qualche filo trasparente sicuro lo prendono. Sicuro. Oh, ancora non hanno preso qualche trappola nascosta. Chissà se vedono il filo.
No! Cosa vuol dire quindi? Uno è morto, quelli sono morti. E acceso il fumogeno, possono evacuare l'edificio. Qua è difficile decretare il vincitore. Forse no, quelli che non hanno fatto esplodere la bomba. Esatto, un minuto in più, certo. Guarda terra. Morti, tutti quanti lì sono morti. In che senso? Hanno fatto esplodere una bomba lì. Bravi raga, va bene, dai, va bene. Allora, proprio reale deve essere sta roba. Sì, perché comunque alla fine una ferita fa perdere tempo. Certo. Loro sono più, come si dice, istintivi, irrascibili. Lei è psicologa. Lei che parla di istintività è meravigliosa. I falchi abbandonano lo stabile senza voltarsi indietro. Oddio, sono per arrivare nella bomba degli altri. Non è stata un'evacuazione, è stata una fuga. Non funziona così. Aia. Quindi, bene l'andata, zero il rientro. Cavolo. Oh, madonna mia. Una sagoma mancata, una trappola esplosa. Quindi anche loro due penalità. I Puma hanno due penalità. Ok. E anche gli altri. Esatto. Adesso dirà, certo. I Falchi hanno due penalità più due penalità per l'esercizio sbagliato. Vuoi vedere che vincono lo stesso nonostante ciò? Abbiamo i Puma, hanno girato in 7 minuti e 4 secondi. E gli altri 6 minuti e 40. Ti immagini? Madonna. I Falchi hanno girato in 5 minuti e 23 secondi. Ah, di poco, perdono. Ma pensate, sì, l'hanno fatto apposta. Più 4 penalità arrivano a 9 minuti e 23 secondi. A 9 minuti e 23, gli altri? 9.04. Ma tu! I Puma hanno vinto questa prova bonus malus. Però adesso ce n'è un'altra, no? Di sfida. No, è alla fine della settimana. Adesso prima c'è l'uscita. Corri come un Puma. Corri come un Puma. Romano, non è ancora arrivata? L'ho tutto. Lo so. Ah, ma lei si è svegliata, quindi non dorme più. Siamo una squadra. Ma non devono piangere loro, Romano? Dov'è Romano? Sempre strategie, sembra che dobbiamo spaccare tutto. Raga, sta ancora dormendo, cioè lei sta dormendo anche adesso mentre piange. Trovi sempre strategie. Sì, spacchiamo il mondo. Vedere persone che sono completamente passive mi fa male. Vediamo la penitenza. Vuole un paio di scarpe nuove. Oh, mi raccomando, non fate battute sul fatto che puliscono le scarpe. Guai, che guai, se no vi mangia il cuore. Se no vi toglie il cuore. Davide mi ha anche messo la cravatta. Mi ha detto, sei la prima donna a cui metto una cravatta. Vabbè, ok. Tu sei stato bravi, mi hanno detto, Sì, sì. Lo guarda proprio innamorata. Ed è pure la prima volta che non piango a causa del panico. Minchia, da segnare sul calendario. La prima volta che non piango. Non dimenticate che siamo militari anche fuori. E la divisa lo può confermare. Quindi in quanto militari andate in giro e tiratevela come se foste delle divinità. Vorrei dire bionde. Bionde meglio che tutte, no, grandi. Tutte grandi. Tutte grandi, tanto paga la Rai. Vai! Vabbè, ma che è sto silenzio? Anche i Falchi hanno avuto una sorpresa, una cena ufficiale con tutti gli istruttori. Ah, vedi? Io e Daretti praticamente lavoriamo insieme dall'80. Ah, faccio 40 anni. Io 40 anni fa stavo nei pensieri di Dio, quindi. I pensieri di Dio. Uno sciottino di sambuca infuocata. Ma non dovevano mangiare la pizza questi, stanno solo bevendo. Qualcuno ha mai fatto campeggio nel bosco? Campeggio. Bivaccare, si dice. Che bello bivaccare. Vaccare. Vabbè, ma lui è gay. Vedi la fortuna dei gay, possono baciare tutti. Sì, ma che cazzo gliene frega? Come se io baciassi una donna, non me ne frega un cazzo, mi. Adesso la chiudiamo qua. Noi siamo gli istruttori, voi siete le reclute. E vabbè, cosa c'entra? Anche i Puma rientrano in caserma. Incredibile. Oh, ubriachi marci. Mi sono limonato, Virginia. Virginia. Sono ubriachissimi. Sì. Mi sono limonato del frate. Del frate. Che senso? Ma ha baciato del frate. Ma dai, ma si è fatto tutti lui. È vero, a volte ci viene questa pazzia noi ragazzi di dire prendimi il braccio anche per capire. Non si sa come vai. Guarda, complimenti giù. Complimenti. Senza scarpe, senza felpe. Qua, fronte a me. Oh, ma magari muoiono di freddo. Chi era di piantone in questo momento? Verde io. Vieni qua.
in. Io penso che sia questa una mancanza di rispetto verso il piantone. Perché adesso Verde non strappa il cuore agli altri che hanno fatto casino? Esatto. Forse perché sono tutti. C'è freddo? Via la felpa. Flessionato. Flessioni, sì. Non è giusto punire solamente Verde Yin. Fila giù in fondo, poi vediamo, eh. Ah, sai che male che fa qua. Ma perché devo strisciare? Poi immaginate al militare, proprio quello vero, il capo istruttore dice strisce, ma perché devo strisciare? Ma piange proprio come gli anime. No. Vuoi rinunciare, In? No. E allora si sbrighi. Ma perché piange? Perché magari ha male, che cazzo ne so perché piange. Che scena orribile. Che scena orribile. Farò in modo che lei sia attenzionata con un bel bollino rosso. Pure, grande. Ha fatto bene. Bravo. Il bollino rosso. Sì che te lo meriti. Quale quadrazzi? Sono un pianto finto, sembra. Che scenate del cazzo. Se fosse stata da sola non l'avrebbe tirato quel calcio. No. Giorgio. Anche questo da sola non l'avrebbe mai fatto. Devi tirare fuori le palle. Dai, uscite Romano. Uscite Romano, per piacere, che già non la vedo da tanto. Qua dentro sta benissimo. Chi è mio amico, chi non è mio amico. Ma cosa c'entra sta cosa? Non ho capito, è arrabbiata perché lei non ha fatto casino e... Boh, non lo so. Forse è arrabbiata per quello, boh. Enrico è gemelli. Oggi. Il gemelli non è mai inconsapevole. Cosa ha detto? Gemelli. Madonna, questa cosa qua dei segni zodiacali, avete la merda nel cervello se credete ai segni zodiacali. Non credo lei lo faccia con male, penso sia molto influenzata anche dal suo segno zodiacale. Mamma mia, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, di fuffa? Si è influenzata dal suo segno zodiacale. E stamattina ci siamo svegliati dopo tutti storti. La loro stanchezza la sento io a guardarli. Ma no, più che altro per quello che è successo la sera prima. Svegli mentalmente oggi? Proprio, guarda. Squadra dei falchi, mettersi in fila per due. È incazzata perché ha patito per gli altri. È una ragazza un po' più fragile. Aveva bevuto più di Gabriele. Ah, è vero, però non ho considerato che poteva essere ubriaca. Ecco perché magari ha pianto. Anche per quello, è vero. Non ci avevo pensato è a questa vero. Cosa. Raga, non ho esagerato un cazzo. Perché a me mi si è quasi rotta una mano per questa. Sì, ho capito, però tu hai un peso più pesante da sopportare mentre strisci. Lei è una ragazza, ha un peso più leggero. A Lin vengono riferiti alcuni commenti sulla notte precedente. Ho riso fuori dietro. Ma io avrei riso proprio di brutto, spudoratamente. Vabbè, ma anche io avrei riso. Ma avrei sì, riso, ma faccio... poi se lei veniva. No, più che altro no, riso no. Però avrei pensato mica che esagerata questa. Sono arrivate voci che la recluta fedele, insomma, ha detto determinate cose su di lei. Vabbè, tutti l'avete detto, non qual fate la ora gli infame. Ah, la ragazza, la bionda. Io e te devo parlare dopo. È una minaccia. Ha detto che comunque ieri io pianto per finta. Se non sai determinate cose. Quali cose? Che lei ha avuto un passato difficile. Non mi faccio questa roba qua per niente. Ma tu non hai pianto per il dolore. Hai iniziato a piangere già da prima. Che dicevi, ma io non voglio fare. Ma perché? Prima ancora di metterti per terra già frignavi. Quindi stai zitta. E se tu gridi a me, allora io grido a te. Sto ancora dormendo. A me ma vattene a fanculo. Oh, brava. Mamma mia. Te ne affanculo. Mamma. Levati. Guarda gli altri che ridono. Voi gli uomini siete proprio tremendi. Quando levavano l'attenzione da sopra di lei era calma. Appena qualcuno gli dava attenzione si metteva a piangere. Ma stai zitta che tu sei la prima. Lei può dire tutto quello che vuole. Dottore, intervenga lei per favore. Dottore? Com'è che ha detto dottore? Istruttore. Ah, ho capito dottore. Basta. Si cimplotona e si fa fare attività. Si cimplotona, ho capito. C'è la prima che voleva che si potesse formare un gruppo di ragazze almeno unito. Nada vot, arrete. Perché se era per un pianto, per una cazzo. Cosa sta succedendo? È arrivata la Debbie! Guarda, no. guarda, raga, guardate la Romano col dito alzato. Guardate questa ferma immagine, io l'amo. Guardate che educata, lei alza la mano per poter parlare. Io penso che sia stato solo un disguido tra di voi. Lo penso anch'io, raga. Brava, brava. Che brava la Deborah. Fedele. No, Deborah. Grande Debbie. Ti chiedo scusa perché ti ho ferito. Perché mi hai sorriso in faccia, quindi mi hai ferito. Okay. E perché gli altri non hanno chiesto scusa? Litigi, punizioni, scarso rendimento. Raga, non è stato eliminato nessuno. No, ancora no, penso che elimineranno all'inizio della prossima. Il destino delle reclute è nelle mani degli istruttori.
Ma che infami, l'hanno fatto finire così. Te lo fanno vedere nella prossima puntata all'inizio, secondo me. Io ne approfitto per chiedere nei commenti di fare il vostro pronostico. Chi uscirà secondo voi? Ragazzi, mi avete scritto tutti quanti su Instagram che Alice avrebbe pianto in questa puntata. Non capisco dove. No, mi sono emozionata in un punto, ma non mi ricordo quale. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate 74 like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e in una prossima puntata della caserma. Ciao ragazzi. Ciao. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai oi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.